Ecco, il problema del parlare in sardo nel primo sardismo non c'era. Non c'era perché lo parlavano tutti. Il problema del parlare in sardo nel Partito Sardo è arrivato con la crisi antropologica degli anni 60, quando tutto il mondo cambiò e la Sardegna ebbe una rivoluzione culturale totale, che non coinvolse solo la Vinti. E per cui l'aspetto di collegamento tra questione nazionale sarda e lingua è una cosa fondamentalmente recente. È in corso in questo momento una 3 giorni a Santa Cristina di Pauli Latino in cui stanno affrontando questo problema. Invece il problema dei combattenti nella prima guerra mondiale è un problema che per qualche verso riprende il discorso del triennio rivoluzionario o del diciottennio rivoluzionario, nel senso che i sardi, posti di fronte a un nemico che non era loro, perché il regno di Sardegna sì, era la loro terra, ma era comandata dai piemontesi, e la prima guerra mondiale era una guerra dell'Italia fatta contro gli austriaci. In entrambi i casi, tenete conto, anche nella cultura sardista c'è una fase in cui si dice che in fondo i combattenti erano come gli ascari che combattevano per conto d'altri. Però in entrambi i casi questa battaglia divenne un'occasione di crescita. Cioè i sardi, ed erano tantissimi sardi che andarono alla prima guerra mondiale, la Sardegna aveva 870.000 abitanti, furono mobilitati 98.142 persone, l'11,8% della popolazione. Morirono o furono dispersi circa 17.000 persone su 98.000. I fonti ufficiali sono 13.602. Vi basti dire che morirono 138 ogni 1.000 sardi che andarono, mentre invece in tutta l'Italia ne morirono 104 ogni 1.000. Della Brigata Sassari, la Brigata Sassari era fatta solo di sardi, però i sardi non erano tutti nella Brigata Sassari, almeno 5 volte di più erano in altri reggimenti. La Brigata Sassari perse 140-150 ufficiali e tra i 1.600 e i 2.000 soldati morti. La guerra, come la resistenza ai francesi, fornì un'occasione di mobilitazione e di unità e di conoscenza dei sardi tra di loro, perché vivevano in paesi molto separati, dove le comunicazioni tra queste comunità erano scarse. Ci fu un collegamento tra soldati e ufficiali, spesso tra i soldati di complemento, anche questo aumentava il rapporto tra la città e la campagna, ma soprattutto lo stare insieme, l'eroismo che diedero prova. In fondo la Brigata Sassari era, come diremmo ora in Afghanistan, la detta force, i marines, quando c'erano problemi da risolvere erano sempre loro che venivano mandati. Ma la cosa importante che l'Italia regalò positivo in questo caso ai sardi fu di formalizzare l'autorità. In quasi tutti i momenti della loro vicenda politica i sardi hanno un'ideologia egualitaria che non gli fa accettare i capi. Invece nella prima guerra mondiale si segnalarono per bravura militare, per capacità di leadership e per generosità alcuni capi, l'esempio più grosso fu Lussu, ma non solo, che diede a questi soldati che rientrarono nella vita civile la capacità di organizzarsi. Questi erano già stati organizzati nell'esercito, avevano i loro capi, avevano fatto un'esperienza apprezzata da tutti, tutti gli avevano promesso, soprattutto il governo, vedrete che i rapporti cambieranno nei confronti della Sardegna, e questi ci credettero. I tempi, novembre 1918, Bellieni, Arnardo Saltabranca iniziano l'organizzazione nei reduci. Il movimento sardista praticamente subisce la sua prova nei confronti del fascismo nel 1923, nella fusione più grossa dell'aprile del 1923. In sostanza sono 4 anni e mezzo, con momenti di estrema intensità. Il sardismo, all'inizio il combattente, la sezione sarda dell'Associazione Nazionale Combattenti, si presenta alle elezioni nel novembre, alle elezioni amministrative nel 20, novembre del 20.
ebbe un successo enorme. Nella provincia di Sassari ebbe la maggioranza assoluta, 21 consiglieri su 40, tra cui anche il presidente che era l'ingegner Sale. In provincia di Cagliari 6 su 40. In provincia di Sassari, erano le uniche due province allora presenti in Sardegna, Nuoro apparteneva alla provincia di Sassari, e vinsero in 200 comuni. L'altro momento molto importante è la data di fondazione. A Oristano, il 17 aprile 1921, vengono dichiarate 291 sezioni del partito sardo, che però erano anche quelle della sezione dei combattenti, 104 a Sassari e 187 a Cagliari, con più di 2000 iscritti. Di che cosa si occupavano queste sezioni? Di assistenza ai reduci bisognosi, facevano un'azione economica di organizzazione delle cooperative di produzione, andavano organizzando nei comuni il credito agrario e, quando era il caso, organizzavano la resistenza dei contadini per l'applicazione della legge Visocchi. Gradualmente si struttura un'ideologia, una proposta economica e una idea delle istituzioni. La proposta economica ha a che fare con l'elaborazione del movimento antiprotezionista che tra fine 800 e inizio 900 aveva avuto, come in altre regioni, soprattutto del meridione d'Italia, una certa elaborazione e continuità, e cioè l'antiprotezionismo. La protesta contro l'antiprotezionismo si esprimeva in termini propositivi nella proposta di zona franca. Ecco, i temi, vedete che gradualmente, man mano che cresce, il movimento dei combattenti è diventato Partito Sardo d'Azione, ma è diventato Partito Sardo d'Azione allorché fallisce nel 1920 la proposta di un partito italiano del rinnovamento. Allora i sardi, fallito il Partito Italiano d'Azione, propongono il Partito Sardo d'Azione da costruire con altri combattenti che la pensavano come loro nelle altre regioni. Praticamente i sardi decidono che, visto che è fallito il Partito Italiano d'Azione, loro si mettono a costruire un partito in Italia, al loro federato, no? Perché erano i più noti, i più conosciuti, i più apprezzati. Tutta la fatica che fece poi Mussolini per tenere con sé in Sardi era anche un'operazione di consenso a livello italiano. E inizia un passaggio, ne parlava prima professor Contu, un passaggio elaborativo che trova, io devo essere per forza molto sintetico, in Umberto Cao, maggio 1918, nel suo scritto per l'autonomia, si affaccia il termine, nuovamente il termine autonomia, un termine che in qualche modo si era sotterrato, i cui contenuti in qualche modo già Cocortu aveva enunciato, ma che in Umberto Cao diventa la bandiera. Poi c'è Egidio Pilia, un altro libretto del 1920, un opuscolo molto ricco, vi dico qualcosa per la significatività. Pilia meriterebbe di più, Pilia meriterebbe un convegno, spero che il genero Tuveri concluda e lo facciamo una cosa così, perché è un personaggio assolutamente eccezionale. Vi dico qualcosa nel suo scritto: le nazioni sono immortali, qualunque prova essi attraversino. E questa non è l'idea idealistica sotterranea, no? Umberto Cardia legge la storia della Sardegna in questo modo. Oppure quando dice che i caratteri etici in Sardegna si sono mantenuti, il professor Lillio coglierebbe immediatamente parte o spunti della sua teoria sulla costante resistenziale sarda, anche se il professor Lillio lo coniuga in termini storici e quell'altro in termini piuttosto etnici. Ecco, direi che sia in Umberto Cao, sia in Egidio Pilia, sia poi in Camillo Bellieni e poi anche in Lussu c'è una costante. Il referente precedente alla loro esperienza è il 28 aprile, è il triennio rivoluzionario. Questo lo scrive in questo tritto sia Umberto Cao, sia Pilia, no? E sia poi, rispondendo a Pilia, anche Bellieni. Vi dico un segreto che non è un segreto. Lo schema di questa mattinata, questo excursus storico, è preso da Bellieni.
dallo scritto I sardi di fronte all'Italia. Lui analizza la storia della Sardegna moderna e sottolinea come momenti importanti il triennio rivoluzionario, il 1847, l'esperienza di Tuveri, che è stata insieme con Cattaneo inserita nello scritto di Pilia a cui Bellieni risponde, e quindi si collocano loro. È così vera questa loro identificazione con il movimento angioiano, e soprattutto lo citano tutti il 28 aprile come data di inizio della Sardegna moderna, è così vera che la prima grande manifestazione dei combattenti a Sassari il 20 settembre 1920 si conclude in piazza Tola al canto di Procurare e Moderare. A Cagliari una delle prime grandi manifestazioni dei combattenti, di cui abbiamo la foto, e c'è una macchina di allora, una delle prime macchine, in cui un combattente in berritta porta uno scritto prima sardi e poi italiani, e qui entra l'elaborazione autonomistica dei nostri. Bellieni, per i giovani che non lo sanno, era un tenente della Brigata Sassari, amico e compagno di brigata di Lussu, che lavorava e conosceva molto bene la storia della Sardegna perché lavorava all'archivio di Stato, figlio di uno nato a Como e di una signora, la madre era di Tiesi, Marras, e che aveva sposato la causa combattentistica e sardista, e era influenzato dai meridionalisti di allora, dai migliori meridionalisti di allora, Salvemini, ed è, diciamo, quello che educa tutta la generazione combattentistica, lo stesso Lussu agli inizi è da Bellieni, ed è Bellieni che elabora quel documento formidabile che è la base di tutto il discorso federalista del sardismo, che è la relazione al secondo congresso del Partito Sardo d'Azione il 29 gennaio 1922. Ecco, c'è una caratteristica nell'elaborazione sardista, e si può cogliere in una frase di Bellieni: i partiti vivono non di soluzioni già pronte, ma di problemi in continuo tormento di soluzioni. Cioè loro non si preoccupano tanto di precisare tutti i punti di ciò che vogliono. Loro sono preoccupati di vincere nei rapporti con l'Italia in modo da sottolineare la loro esigenza di autonomia. Autonomia non è allora, non è il valore che ha oggi dopo 50 anni di regione sarda. Autonomia allora era autonormazione, era autogoverno, era, come dice Bellieni, e cito, è rivendicazione della nostra individualità, è rivendicazione della nostra storia, continuazione di una tradizione di secoli, è ricerca di una norma comune per l'azione futura, cioè è proiettarci nel futuro della Sardegna, è consapevolezza di noi stessi per inserirci consapevolmente nell'azione italiana, è lavoro costante di organizzazione, di programma, è risoluzione di problemi concreti. Cioè l'autonomia parte dall'individuo, sono le persone libere che costruiscono l'autonomia. E qui c'è implicito una grossa polemica con l'organizzazione socialista, e qui siamo appena dopo la rivoluzione di ottobre. Ecco, quali sono le proposte per il federalismo? Direi che, sempre in questa relazione, la proposta è quello che allo Stato restano i quattro poteri, difesa, esteri, giustizia, e loro dicono anche tesoro, e tutto il resto va alle regioni. E qui Bellieni si preoccupa. Ecco, il nostro modello sono gli Stati Uniti e la Svizzera, ma lì sono parti diverse che si sono messe insieme, mentre invece quello che aspetta l'Italia, quello che stiamo vedendo oggi, è una spaccatura. Ma come risolvere il dramma, e loro se ne facevano carico, di una spaccatura dell'Italia? Lui dice con profondo senso di, se noi ci assumiamo responsabilità, se noi siamo insieme con i nostri fratelli molisani, con i piemontesi, con i siciliani con cui loro non erano in rapporti, questo che sembra divisione invece è rinnovamento dello Stato italiano, che è l'idea che abbiamo noi oggi in Sardegna, laddove alcuni di noi credono che solo un forte movimento federalista sardo può essere in grado di far sì che il federalismo italiano sia una cosa accettabile. Chiudo. Come finì? Perché furono sconfitti? Per un semplice fatto, che mentre la Sardegna andava nella direzione del federalismo,
l'Italia andava nella direzione del centralismo, per non un incrocio della storia. Ed è incredibile come lo scontro avvenne proprio in quel fatidico 28 ottobre in cui Mussolini marciava su Roma e a Nuoro il congresso, il terzo congresso dei combattenti, decideva che cosa fare. Nella notte del 28 ottobre 1922 si consuma praticamente la tragedia e abbiamo un verbale di Giacobbe, di Dino Giacobbe, che il primo settembre del 26 richiestone scrive a Salvemini il verbale di quella notte. In quella notte si scontrarono due ipotesi. Una ipotesi, di cui non ci sono i nomi nel testo, diceva: va bene, l'Italia sta andando, il re ha ceduto. Noi volevamo metterci, loro si erano messi a disposizione del generale Rossi che comandava la piazza sarda per difendere lo statuto del regno, per difendere la legalità del momento. Invece il re aveva dato l'incarico del governo a Mussolini. Allora decidono: vabbè, resistiamo noi, per male che vada resterà che noi sardi ci siamo opposti. Dall'altra ci fu un'altra ipotesi: cerchiamo di trattare e vediamo che cosa è possibile fare. Nella incertezza della notte non si prendono decisioni, perché la prima ipotesi diceva: mobilitiamo tutti i combattenti e facciamo della Sardegna un'isola resistente e poi chi vivrà vedrà. Scrive Camillo Bellieni in un articolo sull'Unione alcuni anni dopo, dice: la sera partimmo con Lussu in pullman, io dovevo prendere il treno a Macomer per Sassari, Lussu lo doveva prendere per Cagliari. Arrivammo a Macomer, sapemmo che ormai Mussolini era capo del governo. Lussu pianse. Le fasi successive sono che bisogna fare i conti col fascismo. Il 4 novembre 20.000 combattenti cacciarono via dal corteo per il Milite Ignoto i fascisti, però l'aria è cambiata. Lungo il corteo ci sono i reggimenti con le mitragliatrici, ma stavolta sono contro i combattenti, gli ex combattenti. Inizia pestaggio a Lussu, cominciano gli arrivi a Olbia di squadracce, insomma. Al dicembre si tenta una composizione. Questa composizione all'inizio porterà a un tentativo di entrismo anche di Lussu nel Partito Nazionale Fascista. Lussu, anche per l'opposizione di Bellieni, recede, ma va avanti il gruppo oristanese cagliaritano guidato da Paolo Pili e Puzzolo. In sostanza, una volta che si era deciso di non resistere al fascismo quella notte, tutto il resto era quasi obbligato. Anche questo tentativo di realizzare il federalismo fallì. Il motivo? I temi al nostro ordine del giorno erano diversi dai temi all'ordine del giorno dell'Italia. Un popolo esprime il proprio potere non solo sul proprio luogo, ma sul proprio tempo. Un popolo deve essere padrone degli appuntamenti della propria storia.